alla apostasia che Theodor Adorno aveva comminato nei confronti dell'arte, di ogni forma di arte. Ed è questo il modo in cui Ortega finisce per riconciliarsi con lo spirito del tempo. Chi indossa gli alamari, e noi gli alamari li teniamo cuciti sulla pelle, perché io l'ho sempre detto, anche quando noi andiamo in pensione non dismettiamo di essere poliziotti, noi siamo poliziotti sino alla morte. E Massimo era uno di noi, il papà e la sorella che sono qui hanno proseguito sul cammino. Il papà era ispettore della Polizia di Stato, ora in pensione, il papà Antonio, la mamma la signora Vittoria e la sorella Claudia. La sorella Claudia ha seguito le orme del fratello ed è in servizio presso la Polizia Stradale di Salerno. Quindi quando dal seno di una famiglia c'è un'espressione così alta, che è quella di un figlio, di una figlia che indossano gli alamari, non c'è orgoglio più grande per un papà e per una mamma, non c'è orgoglio più grande per i genitori vedere i propri figli che prestati, donati allo Stato. C'è una famiglia che dona i propri figli allo Stato, alla collettività, al bene comune. Questa è la cosa più grande che ci possa essere. Ed ecco perché questa sera io voglio rendere onori ai genitori e alla sorella di Massimo Impieri.